Forse pochi di noi hanno realizzato che durante questo inverno ha piovuto poco, e quindi praticamente noi siamo contenti, diciamo, meno male, non piove. E invece quello che succede è che poi, sia perché ha nevicato poco, sia perché in alta montagna c'è stata la cosiddetta inversione termica, per cui in alta montagna ha fatto caldissimo e questo ha accelerato la fusione dei ghiacciai. Ma insomma, in ogni caso, il fatto è che noi abbiamo il fiume Po che ha una portata limitatissima. Una portata che potremmo vedere forse dopo un'estate molto calda, ma non alla fine dell'inverno. Questa è la cosa che ci fa più preoccupare. Addirittura, ma non è la prima volta che succede, però è la prima volta forse che succede in questa stagione, la portata del fiume Po è talmente, diciamo, scarsa che penetra l'acqua marina dentro la foce. E siccome l'acqua marina è salata, ecco, magari fate qualche esperimento, vedete, non lo fate in giardino perché sennò credo che i vostri genitori non ce n'abbiano proprio, non la prendano bene. Ma se lo fate su un vasetto con una pianta che non mi piace, eccetera, eccetera, provate a metterci l'acqua salata e vedete che cosa succede. Chiaramente cambia tutto l'equilibrio ecologico e muore probabilmente la pianta. Quindi la cosa che sta succedendo è molto seria. È molto seria perché poi c'è la lotta per l'acqua. Noi qui a Roma l'abbiamo anche sperimentata perché un'estate c'è stata una scarsa portata, anche una scarsità di piogge, eccetera, eccetera, e uno dei laghi da cui si abbevera la capitale, che vuol dire naturalmente 3 milioni di persone più, aveva penuria d'acqua con gravi conseguenze ecologiche, oltretutto nel lago di Bolsena. Però poi quelli di Bolsena hanno cominciato a dire: noi stiamo vedendo il nostro lago morire e per colpa vostra che vi avvelenate a questo lago. Hanno cominciato a dire: voi non vi vogliamo dare più l'acqua. Insomma, quindi l'acqua porta moltissimi conflitti, tra l'altro, e di questo potremmo parlarne per tantissimo tempo. Tu dicevi quante persone? Beh, si è calcolato, è uscito un rapporto di quelli pesantissimi, pesanti perché costituiti da migliaia e migliaia di pagine, degli scienziati del panel scientifico delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico. Questo rapporto è uscito proprio a marzo, anzi alla fine di febbraio, il 28 febbraio. Dice che ben 4 miliardi di persone su 7,8 che sono gli abitanti del pianeta Terra sperimentano già una grave carenza d'acqua per almeno un mese all'anno. Questo mi fa capire che il cambiamento climatico non guarda in faccia a nessuno, colpisce tutti. Però ecco, quando io dicevo della lotta per l'acqua, che potrebbe esserci per esempio con gli agricoltori, con chi poi usa l'acqua per attività economiche, alla fin fine noi abbiamo degli strumenti, li usiamo male, li usiamo poco, perché in Italia per esempio la rete idrica ha un sacco di problemi, ha gravissime perdite d'acqua. Ogni tanto noi siamo un paese sviluppato che però non gestisce bene le proprie strutture, però alla fin fine noi abbiamo gli strumenti. Chi non ha gli strumenti ovviamente soffre molto di più. Se poi vedete insieme acqua, scarsità d'acqua e ondate di calore, eccetera, la situazione diventa veramente molto grave. Quando prima facevo riferimento, per esempio, a questa alternanza scarsità d'acqua e piogge torrenziali e disastrose,
Avevo in mente un paese, dei paesi in modo particolare, in particolare avevo in mente la Somalia e il Kenya. Più volte mi è capitato, una volta ero lì a Nairobi, altre volte comunque ci ho sempre fatto caso proprio perché l'avevo vissuta di persona queste situazioni. E anche recentemente è capitato che ci fosse stato un grande periodo di siccità e poi piogge torrenziali. Questo fa sì che la gente, che intere zone divengano inabitabili e che si creino anche situazioni di conflitto per la proprietà dei pozzi piuttosto che dei fiumi, eccetera, eccetera. E questo crea migrazioni. Peraltro si pensa che proprio una situazione di questo genere è all'origine della guerra in Siria, nel senso che in Siria c'è e nei paesi limitrofi, ma comunque nelle campagne siriane c'è stato un grande periodo di siccità con scarsità di pane, quindi di derrate alimentari, e naturalmente in questi paesi che cosa succede normalmente? Che si va verso la capitale, succedeva anche in Kenya, dove peraltro c'è una sola strada, c'era, adesso non lo so, spero che ne abbiamo fatto qualcun altro, ma c'era una sola strada che portava verso la capitale in tutto il paese. E quindi naturalmente questo crea conflitti sociali, conflitti tra le persone, povertà estrema, perché ovviamente le persone che vanno verso la capitale non poi abitano in bidonville, in posti, in condizioni. Quindi, insomma, è un problema che riguarda veramente tutti. Come ho detto prima, riguarda anche attività economiche, perché noi siamo abituati a pensare all'acqua, al rubinetto, eccetera. Aumenta anche, e questo l'ho vissuto anche questo purtroppo sulla mia pelle, e aumenta anche, diciamo, il conflitto e la scarsa fiducia tra le persone. Mi spiego. Qualche anno fa, in Sudafrica c'è stata una grandissima scarsità d'acqua a Città del Capo. E a Città del Capo si stava rischiando di vedere 3 milioni e mezzo di persone, diciamo con il rubinetto a secco, stavano per chiudere i rubinetti, e nello stesso tempo stavano per fare un numero limitatissimo di punti di distribuzione dell'acqua. Ma la cosa, diciamo, interessante, tra virgolette, è che purtroppo si cominciava a diffondere le voci che in realtà l'acqua c'era, ma la stavano nascondendo. E quindi si stava creando tutta una situazione di tensione enorme, in cui era anche difficile gestire, invece la solidarietà tra le persone. Se ci pensate bene, è quello che succede un po' su molte cose umane, no? Invece di gestire in modo equo, ma anche con solidarietà, facendo le cose insieme, un problema ci si accapiglia, e questo naturalmente rende le cose ancora più difficili.